Questa è la Roma, non si ferma. Ben interconnessi su Stapp Radio Stefano Tini, su RDA Radio 1 Roberto De Angelis e naturalmente su tutte le emittenti consorziate. Nomino l'ultima con sorella entrata che è RadioStudioL.it di Lucianina Fabbri, non perché sia l'ultima per importanza, ma è l'ultima in ordine cronologico. Un saluto a Niceto Radio Web TV perché ci seguono romanisti anche dalla zona di San Pier Niceto e da Messina. Un saluto va al nostro ospite da Udine perché da Udine tengono molto calorosamente a questa persona perché dice che parla molto schiettamente e sinceramente anche di attualità. Un salutissimo al nostro carissimo amico va anche dal direttore Stefano Tini che ammira il suo modo di parlare, lo dice anche in Stapp Top Ten, l'ha detto diverse volte. Io mi collego e do la più cordiale buona serata a Massimo Penzo. Ciao Massimo. Ciao Roberto, buonasera. Buonasera, quindi congratulazioni anche dal direttore di Stapp Radio che romanista non è chiaramente, però dice giustamente mi piace il modo di esprimersi di Massimo Penzo sia sullo sport che sull'attualità. Ringrazio io di questo complimento, mi fa piacere e noi cerchiamo sempre di essere obiettivi, insomma, di dire quello che pensiamo nei termini più civili possibili. Nei termini più civili possibili, è chiaro. Allora, parliamo un attimo di derby, c'è Lazio-Roma domenica alle 15 perché qualcuno lo vuole per forza alle 15, il derby, vabbè, pazienza, fosse quello il danno peggiore è che le curve non ci sono, le curve sono blocchettate dal cemento a più non posso, la curva sud della Roma andrà a testaccio a vedere la partita, non ho capito bene se i laziali andranno a Tor di Quinto da altre parti a vedere il derby, insomma alla fine rischiamo di avere 20, massimo 23.500 paganti per il derby Lazio-Roma, il che mi sembra veramente un'eresia, qualcosa che non credevo mai possibile che potesse avvenire. Che ne pensa Massimo Penzo? Sì, ormai il derby ha preso una brutta piega da questo punto di vista, non c'è più il pathos che c'era fino a qualche anno fa, un po' perché attualmente soprattutto nella squadra della Lazio non ci sono più giocatori avvelenati contro la Roma, perché io mi ricordo tanta gente che per loro la partita con la Roma era quasi una guerra, no? Forse fomentati dagli stessi tifosi della Lazio che andavano a Fornello e gliele promettevano di buone e di cattive. È rimasto solo un paio di giocatori, uno è Radu ma non giocherà e l'altro è Lulic che non giocherà ugualmente. E questo è uno dei motivi per cui perde anche pathos quello che è il derby, no? E poi ci mettiamo la coreografia, che forse coreografie della curva sud e anche della Lazio, dobbiamo essere onesti, sono state sempre delle coreografie molto spettacolari che erano il succo del derby, no? E purtroppo questa cosa è scemata ormai, con questo fatto delle curve, che le barriere, i tifosi non vanno più in curva. Io oggi ho sentito delle dichiarazioni del prefetto Gabrielli che sono rabbrividito nel sentirlo. Siccome la reazione pure in chat è stata molto molto forte, molto molto intensa e anche forse poco garbata, perché suscita rabbia, sgomento, suscita tante reazioni le dichiarazioni del prefetto Gabrielli, non perché siano dichiarazioni fatte così per modo di dire, perché sono dichiarazioni molto forti che però lasciano l'amaro in bocca a tutti quanti noi. Io oserei dire a sto punto, dimmi se sto sbagliando, lasciano l'amaro in bocca sia ai romanisti sia ai laziali, non solo a una delle due tifoserie. Perché Roma deve essere danneggiata così? Dice, ma gli atti di violenza, signor prefetto, gli atti di violenza sono avvenuti al di fuori dello stadio, 2-3 chilometri più giù, e io non lo so se non hanno funzionato le misure di prevenzione, se doveva accadere lo stesso, perché purtroppo l'imponderabile c'è dietro l'angolo della strada, ma punire lo stadio olimpico con lo spappolamento delle due curve a me sembra eccessivo. E poi le dichiarazioni del prefetto Gabrielli, che se non vado errato ha detto tornasse la gente allo stadio,
dimostrassero di essere civili, io faccio togliere le barriere. Ho capito bene o ho frainteso io, Massimo? No, hai capito bene, ma tornassero allo stadio, ma il motivo per cui la gente non va allo stadio è proprio le barriere. Come fanno a tornare allo stadio se ci sono le barriere? E poi questo fatto di tornare ad essere civili, io vorrei dire questo è il punto. A questo signor prefetto, che io ho sempre saputo che i prefetti, quello che era il loro compito era quello di togliere multe, e non so che cos'altro facciano. Oddio, quello no, perché hanno un'attività di coordinamento della città. Sì, ma loro si accaniscono, ormai c'è un accanimento mediatico nei confronti della città di Roma tutta, intesa come laziali, come romanisti e come romani, sia a livello politico che a livello sportivo. C'è proprio un accanimento, sembra che tutti i mali di questo paese, della politica e dello sport, siano incentrati e concentrati sulla città di Roma. Allora io vorrei dire a tutte queste persone, a questi prezzolati che girano, che intanto a Roma il governo e il Parlamento è stato fatto da personaggi che di romani ce ne sono pochi, quindi quando parlate di romani sciacquate la bocca. Il romano è la persona più buona che esiste al mondo, la persona più corretta, sarà un po' fanfarone, ma questo fa parte della nostra caratteristica, diciamo. Vero. Ecco, però non atti di violenza, quali sono gli atti di violenza commessi allo Stadio Olimpico? Io di atti di violenza ne ho visti tanti altri in questo periodo, eppure non viene fatto niente, eppure non viene toccato nessuno, eppure non vengono elevate sanzioni nei confronti di società. Ogni volta che succede qualcosa allo stadio di Torino, allo stadio della Juventus, però la Juventus ha collaborato. Che vuol dire ha collaborato? Massimo, ricordiamo la bomba carta. L'ultimo episodio è quello della bomba carta, che se fosse esplose in mezzo alla gente, ho sentito pure qualche idiota dire: ma tanto è una bomba carta, ma la bomba carta uccide se ti becca. Certo. Cioè, ma perché adesso, devono essere così? Scusami se ti interrompo, perché se non mi scordo, a Roma Inter è stato buttato un fumogeno, che è una stupidaggine un fumogeno, però la Roma per i fumogeni viene multata 15, 20, 30 mila euro. Nella curva che stava l'Inter, dove stavano i tifosi dell'Inter? Hai saputo niente di sanzioni nei confronti degli Inter? Eppure i motorini li buttavano dallo stadio di San Siro, li buttavano dentro lo stadio, eppure gli accoltellati di una squadra austriaca, il Rapid di Vienna, Inter Rapid di Vienna, l'accoltellato fu a Milano. Ce lo ricordiamo, sì. Falchi è stato ammassato a Milano, c'è tutto quell'altro spagnolo è stato ammassato da tifosi del Milan, da delinquenti del Milan. Alla partita Milan-Genova, per cui gli atti di violenza cruenti non sono mai avvenuti a Roma. Capito? Vorrei dire al signor prefetto Gabriele, non ci venisse a fare la morale, noi siamo stupidi di sentire le morali di questi prezzolati, perché loro devono pensare ai problemi della città di Roma, non devono pensare, devono pensare all'ordine pubblico, devono pensare che io non posso girare più per strada perché ho paura che qualcuno mi fa il adesso c'è l'incidente è finto, no? Quello che ti toccano lo specchietto, scendono dalla macchina e ti chiedono 300-400 euro perché dice tu gli hai sbattuto addosso la macchina. Qui nella zona dove abito io ci sono 4 persone che hanno subito questo fatto. Guarda se succede qualcosa e mi viene a parlare dello stadio. Purtroppo loro questo vogliono, che allo stadio la gente non ci vada più. Tutto qua. E questo è il risultato, perché non è possibile che sia soltanto Roma la città cattiva, capito? I cattivi stanno da qualsiasi parte dell'emisfero. Probabilmente fa comodo. Sono i delinquenti potenziali, no? Ma probabilmente fa comodo. Saranno quante? 100, 200? Ma probabilmente fa comodo far passare questa città come cattiva, chissà. Evidentemente è questo. Poi escono fatti di cronaca molto più violenti, molto, perché sono violenti, no? Quando tu mi dici che aumenti da 2.000 euro al mese a tutti gli impiegati del Parlamento e a me fai dire cinta, non mi fai più il rinnovo dell'Istat della pensione, io se permetti comincio a arrabbiarmi, no? Perché quelli devono prendere 2.000 euro? Per loro sono tutti privilegi. E lo stesso discorso nel calcio, i privilegi che c'ha la Juventus, i privilegi che c'è il Milan, che c'è l'Inter, non ce l'hanno tutte le altre squadre. Tutto qua. Oh, tutto qua, ma sto stato di cose nel calcio adesso cambierà mai? Oppure questi sono devoti sempre ai soliti centri di potere? Non cambierà mai, perché io ti faccio un esempio molto semplice, no? Gli arbitri sono pagati dalla federazione. La federazione è sponsorizzata dalla Fiat. E allora? E allora tira tu le conclusioni.
Vabbè, ma perché la Fiat sponsorizza e io devo essere succube della Fiat? La Fiat sponsorizza e decide quello che gli pare, è come il discorso delle televisioni. Fino a che le società avranno come unico come unica fonte di reddito le televisioni, è chiaro che devono sottostare a quello che fanno le televisioni. Guarda quello che è stato il problema con il Napoli adesso, la polemica con Napoli, che avrà anche ragione il Napoli, ma non ci può fare niente però. Cioè? Il Napoli hanno usato la polemica, so di che cosa hanno parlato male, eccetera, quello, e De Laurentiis si è risentito e ha detto adesso non daremo più interviste a nessuna televisione di Mediaset, e questo non lo potrà fare perché loro hanno un contratto con Mediaset, Mediaset gli dà dopo i soldi. Pagano la penale, è chiaro. E certo, e loro devono sottostare, quindi è una forma di ricatto. Questo per rispondere pure indirettamente a qualche personaggio della radio romana che fomenta alcuni tifosi nel dire che questo Pallotta ha stupato con questo stadio, pensasse a comprare i giocatori. Non ha capito che con lo stadio è una fonte di reddito almeno del 30-40% in più. Ecco, quindi questo non lo fanno perché sono in malafede, perché hanno dietro una pletora di tifosi che abboccano a tutto quello che dice questo personaggio, capito? Quindi funziona così e ti mettono uno contro l'altro. Io ormai ho i capelli bianchi per poter entrare in queste cose, ormai seguo da lontano, seguo attraverso la televisione, attraverso i telegiornali, i cinegiornali, eccetera. Però ho smesso di andare allo stadio, ho smesso per altri motivi, perché non era più possibile andare allo stadio, perché è vero che all'interno dello stadio ci sono delle persone o personaggi che andrebbero isolati, va bene, però basta isolare loro, non c'è bisogno di mettere barriere. È certo. Invece non lo fanno perché non gli conviene. E poi dell'ultimo fatto delittuoso, ritengo che era qualche chilometro distante dallo stadio. Ma e poi c'è tra la Marcognetta a Roma, io non so se ti riferisci a quello della finale della Fiorentina, se ti riferisci ai problemi da Roma io ti posso dire. Sì, che... sì, ma quella era Napoli-Fiorentina di fatti, cioè se poi due gruppi si danno, non si danno appuntamento, finisce col morto purtroppo, e lì non doveva accadere quello assolutamente, che c'entra lo stadio? Ma no, ma noi siamo il paese dove mettiamo le barriere in curva, penalizziamo due tifoserie, penalizziamo la gente che vuole andare allo stadio, poi vengono polacchi, olandesi, spazzano la città, distruggono la città. Che cosa fa il prefetto Gabrielli? Dimmi, che cosa ha fatto lui che è tutore dell'ordine pubblico? Non mi pare che sono stati messi in galera questi, non mi pare che sono stati tenuti in galera. No, sono stati, allora te lo dico io. Sono tornati al paese loro, buoni, zitti e bravo, e nessuno gli ha fatto niente. Sono stati fermati, presi i loro estremi di riconoscimento e rimandati al loro paese. Io dico che in Polonia per molto molto meno, per molti meno danni, perché poi non so come sono andati i fatti, determinati tifosi, anche se della Lazio, attenzione, qui non c'entra più niente la squadra, no, non c'entra più la squadra, sono Roma, stati presi, prelevati addirittura dall'albergo, buttati dentro le galere per giorni e giorni senza avere contatti con l'esterno, e soltanto dopo 40-60 giorni sono riusciti a tornare a casa. Alcuni sono stati 2 mesi là. Sì, 40-60 giorni di fatti. Esatto. Cioè questa è la realtà dei fatti, ma un'Italia che non riesce nemmeno a portare il secondo Amaro a Roma, uè ragazzi, girone rimane là a Nuova Delhi o a Bombay che dir si voglia, perché l'India ti ha messo i piedi in testa e ti dice adesso stai attento che io il secondo Amaro non te lo rimando, che questo potrebbe essere un pretesto poi per venire a patti più nascosti con l'India stessa di altra natura che non c'entra niente con quell'episodio, anche perché di quell'episodio non è rimasta una traccia, hanno bruciato la barca, i cadaveri, hanno bruciato tutto come nella loro tradizione. Adesso tu come fai a discolpare o incolpare due militari della nostra marina? No vabbè, ma questo è il paese del Bengodi, non c'è niente da fare, hanno accertato dopo 30 anni che l'aereo è stato abbattuto, riderita via là, qual era l'idea, quello che dell'Italia, quello del 19, il 19 di Ustica. Ecco, quello di Ustica che hanno abbattuto dopo 30 anni, hanno stabilito che è stato abbattuto e che si stabilisce dopo 30 anni, lì c'erano troppi interessi di mezzo. Però tornando a noi, voglio dire, quello che mi contrasta a me, che mi dà fastidio, è che tu fai tutte queste norme di sicurezza per lo stadio e poi viene un tifoso qualunque, da una parte qualunque del mondo, viene qui, distrugge una città, il patrimonio culturale, patrimonio artistico di Roma, e te che sei il prefetto, che dovresti usare il randello, che cosa fai? Li mandi a casa.
Cioè, li mandi a casa, poi arriva Angelino e ti dice abbiamo sistemato tutto. Ma che hai sistemato? Ma che cosa hai sistemato? Ma l'ordine pubblico rispetto delle persone dove sta? Ma perché voi vi accanite su cose stupide e futili come queste dello stadio e poi lasciate perdere cose molto più serie? Questa è la realtà. Quindi noi ci accaniamo, ci arrabbiamo contro tutto e tutti perché siamo nella regione. E abbiamo un bel motivo di arrabbiarci, no? Perché quando vediamo delle discrepanze tra fatti molto più gravi e fatti molto più futili, due trattamenti completamente diversi. Ecco qual è il discorso. Tornando al derby, chiaramente il derby ne perde molto, perché l'atmosfera del derby sono sempre state le coreografie, gli sfottò, il pubblico 60.000 spettatori, è chiaro che questo è un derby così, diventa quasi una partita tra scavoli ammogliati da quel punto di vista, no? E poi dal punto di vista tecnico invece io sono d'accordo con quello che sostiene Virgilio, che la Roma in questo momento è nettamente superiore alla Lazio, però questo non significa che la Roma la vince facile, perché i derby non sono mai facili e i derby hanno sempre scattano delle motivazioni, dei momenti insomma che non si possono prevedere, no? E quindi sarà una partita molto difficile come tutti i derby. Oh, a proposito di partite molto difficili, allora io ho negli occhi ancora davanti Roma e Inter, ma per un semplice motivo, perché i giocatori dell'Inter non hanno affrontato la partita a viso aperto, hanno pensato solo a spezzare le trame di gioco giallorosse, fatto salvo il fatto che Handanovic ha fatto il mostro in alcune parate, altri ci sono stati sbagli di millimetri, altre disattenzioni gravi da parte di Dzeko, però l'Inter è venuta solo per distruggere il gioco della Roma e la Roma non è stata così veloce, non è stata così spigliata, ha trovato delle difficoltà nel cercare di stringere l'Inter. Io non vorrei che la Lazio adottasse la stessa tecnica domenica pomeriggio, cioè pensasse solo a spezzare il gioco avversario e poi quello che esce fuori esce fuori. Secondo te una Lazio sì, che invece... Sì, ci potrebbe essere questo, però c'è un... almeno poi uno parla sempre per quello che vede, no? Non, certo. Non abbiamo la palla di vetro, però l'Inter dal punto di vista del centrocampo, dal centrocampo alla difesa in su è nettamente più forte della Lazio. Cioè giocatori come Miranda e Murillo io non li scambierei mai con quei due che giocano, che insomma manco come si chiamano quei due da Lazio che giocano al centro dell'area di rigore. E che non sono all'altezza del campionato. Bisevic e quell'altro. Sì, non sono all'altezza. Cioè voglio dire, oppure gli Maurizio, Brafai e Patrick, ma chi è sto Patrick? Dove l'hanno tirato fuori? Cioè capisci? Quindi voglio dire, loro sulle fasce c'hanno quattro Terzini, c'hanno Nagatomo, c'hanno D'Ambrosio, hanno lo stesso Santone che è infortunato, hanno Telles come si chiama. Cioè i giocatori ce l'hanno, l'Inter ce l'ha, i giocatori non c'è gioco perché Mancini a gioco non è in grado di darlo a una squadra. Mancini quello fa, far catenacciaro e poi va via in contropiede, spera di fare un gol, vince la partita. Come ha fatto il girone andata, una 27 per 1-0. Sì, è vero, vero, vero. Ma tra la Lazio e l'Inter c'è una netta differenza. Nonostante questo la Roma con l'Inter ha avuto le sue brave occasioni. E nonostante questo, se noi avessimo avuto un arbitro o un giudice di linea che ci vede, perché mi pare che Cormila sia lo stesso episodio con il Milan e con l'Inter, quello prende la palla con le mani dentro la rigore e nessuno lo vede. Cioè l'altro anno con De Jong presa la mano qua e il giudice lì non c'era nessuno davanti, che ci sta a fare quello? Io vorrei sapere quel fantoccio che hanno messo lì vicino alla porta, che sta a fare? È vero. Che fa? Se non vede uno che alza il braccio e prende il pallone con la mano, poi mi mandi ad arbitrare Orsato che è un dichiaratamente tifoso dell'Inter. Vabbè. Mi mandi Orsato ad arbitrare Roma. Cioè, sono cose che non mi guardo, perché tu sai perfettamente che se l'Inter e il Milan non vanno in Champions League rischiano il fallimento. Ho capito, ma l'Inter e il Milan come fanno ad andare in Champions League? Scusate. Non andare, perché se facevano vincere la partita con l'Inter, se vengono hanno un pareggio, deve mettere a 2 punti. Vabbè, però, poi come va, ma pure che si fossero messi a 2 punti, dove andavano che una squadra bollita? Dove? È bollita, però intanto i punti li fa e gioca male, riesce a vincere in casa, adesso riesce a non prendere gol e tira fuori le partite. Ma insomma, voglio dire, se tu devi arrivare sul filo dell'ana con l'Inter, sta tranquillo che ne arrivi prima te, arriva prima l'Inter. Addirittura. Ma stai tranquillo, se vogliamo scommettere quello che vuoi, è come quando arrivi sul filo dell'ana con la Juve, vince sempre la Juve. Sì, alla fine per una pura combinazione vince sempre la Juve, caro Roberto. Vincerà la Juve. Allora, tu hai citato la difesa della Lazio, ti dà ragione Linda, che è una tifosa laziale,
Dice l'unico in grado di poter fronteggiare la Roma, ma da solo non è che può fare tanto, è Hut, perché dopo Hut c'è il buio nella difesa biancoceleste, quindi dà ragione al tuo concetto. Linda però confida molto in Biglia, perché se Biglia riesce a far ragionare il centrocampo della Lazio, dice per la Roma saranno dolori. Ma Biglia è un ottimo buon giocatore, ma insomma voglio dire, ripeto, fermo restando che il derby resta tale, no? Che no, sfugge a qualsiasi pronostico, perché ci sono stati derby nella storia che una squadra apparentemente più forte eppure sono finiti in pareggio o in vittoria della squadra meno forte. Io mi ricordo un 2-2 Lazio-Roma, quando la Roma era una squadra stratosferica, la Lazio pareggiò 2-2, anzi mi pare che stava anche in vantaggio da 2-0 o 2-1, c'era ancora D'Amico, parliamo qua. Quindi di derby di questo tipo ce ne sono sempre stati, ma premesso questo, voglio dire, non è certo Biglia che mette paura a Roma, perché se loro hanno Biglia, io posso dire, noi abbiamo Nainggolan che il pallone se si mette su Biglia il pallone non lo vede più, capisci? Voglio dire, quindi c'è gente come Piani, c'è gente come Nainggolan. La Roma tecnicamente, come squadra, come gioco e come tecnica, è nettamente superiore alla Lazio. I risultati non è che li faccio io, si vede in mezzo al campo. Se fosse stata la Roma e nonostante fosse quella di Garcia al girone d'andata e ha vinto, però forse se fosse stata la Roma di Garcia ti avrei detto non lo so come va a finire questo derby, perché a Roma gioca, a Roma fa ride, e quindi che tipo devo dire? Certo. Io mi baso su quello che vedo. In questo momento la Roma è nettamente superiore a Lazio, fermo restando che può succedere di tutto. Non certo Biglia, anche se gioca al suo livello, che può mettere paura a Roma. Chi toglieresti? Io parlo di un complesso di squadra. La Roma può avere difficoltà se sono in giornata sulle fasce con Anderson e con Candreva. Perché? Perché sulle fasce la Roma ha due terzini che spingono più che difendere, come il Florenzi e come Digne. Quindi, che non sono terzini, poi a non perdere palla, come è successo con l'Inter, perché da lì che è nato il gol. Hanno dato tutti la colpa a Florenzi, ma la colpa non è dei Florenzi, perché quando la Roma attacca Florenzi va avanti. Se Digne sbaglia un passaggio al limite dell'area di rigore, Florenzi già sta avanti, è chiaro che dopo si trovano col giocatore dell'Inter solo, come è successo con Perisic. Quindi lì la colpa è stata di Digne, che ha sbagliato il passaggio, e loro hanno preso il pallone e sono ripartiti. E una papera Cesny, perché quella è una papera di Cesny, quella ha tirato uno straccio bagnato e pure ha fatto gol. Oh, ma a proposito, cioè il portiere l'aveva giudicata fuori, forse? Ma non lo so, il portiere se lo c'ha, ogni tanto si butta in ritardo, ogni tanto si addormenta. Questo è un portiere lunatico, un portiere che fa grandi partite, ma ne fa tante a livello proprio scadente, e questo è il motivo per cui l'Arsenal ha allattato un prestito, per cui Wenger preferisce altri portieri, no? Se no avrebbe dovuto Cesny, che pensi, ci trova a noi? Noi ci accontentiamo, perché sono anni che non vediamo un portiere, quindi è chiaro che Cesny ci sembra il non plus ultra. Adesso lo vedrai, perché il portiere della nazionale brasiliana è stato preso. Quindi vedremo, speriamo che questo confermi quanto si dica di buono su di lui e confermi questo. Quindi dicevo che, tornando al discorso della Lazio, la paura vorrebbe essere quella, con due giocatori veloci e tecnici come Candreva e come Felipe Anderson. Se tu perdi una palla nel gioco di ripartenza della Roma e perdi una palla per un passaggio sbagliato, rischi di trovare uno di questi due giocatori che va via, capisci? Quello è l'unico problema, perché se no la Roma è in grado di mettere Lazio nella sua area di rigore e prende la palla a pallonare. Questo è quello che io vedo al momento, capisci? Io ho visto anche partite della Lazio, non ho visto solo Vedaro, perché a me piace vederle un po' tutte le partite. E da quello che vedo io, questa è la differenza. Poi dopo è chiaro che nel derby io mi accontenterei pure di vincere al 90° su autogol. Nel derby pure al 94° su una traversa spizzata, chiaramente. È chiaro, come saremmo tutti più contenti di vincere la partita che magari ha rubato. Ma secondo te, visti i valori espressi fino a oggi, Juventus, magari Napoli prima a posto della Juve, Juventus prima, Napoli secondo e Roma terza, rispetto ai valori del campionato ci si può stare, oppure qualche squadra che sta sotto dovrebbe stare sopra? No, queste sono le prime tre squadre sicuramente. I rimpianti ce li abbiamo noi da Roma, che eravamo partiti, eravamo primi in classifica, avevamo 11 punti sulla Juventus, e grazie a una gestione tecnica scellerata siamo arrivati al punto di farci rimangiare gli 11 punti e farcela prendere 10. Questo è il discorso, perché una Roma che non aveva, si allenavano come quando si allenavano facevano rubabandiera,
faceva allenamenti in mezzo al campo, quindi voglio dire, un allenatore che non ha mai insegnato tattica, un allenatore che non ha mai fatto insegnamenti sulla difesa, niente di niente, palla a Cervinio e pedalare, questo è il risultato purtroppo. A proposito, Cervinio, che poi se fosse stato zitto in una certa circostanza non ci avrebbe fatto brutta figura, perché ha rilasciato delle dichiarazioni che lo stesso De Santis ha detto, dice, non lo comprendo, faceva meglio a starsene zitto. Cioè, è possibile che hai tutto questo astio, questa credine verso la società, la squadra, quando qui sei stato pagato profumatamente, eri diventato un idolo per i tifosi, e se poi le cose non vanno bene è chiaro che un nuovo allenatore deve vedere e su chi contare, su chi poggiare le proprie tesi. Oltretutto aveva fatto un discorso Spalletti che voleva vedere quanto tu valessi, tu hai detto, siccome se n'è andato Garcia me ne vado pure io, allora forse il puerile sei te, non è la Roma. Ma lui è così, no? Anche all'Arsenal non è che fece grandi campionati, l'Arsenal ce l'hanno tirato appresso perché lui faceva ride all'Arsenal, mangiava i gol a porta vuota, quindi questo è il suo modo di fare, questa è la dimostrazione pratica che purtroppo nel calcio non sempre i piedi vanno di pari passo con la testa per la maggior parte dei giocatori, perché purtroppo se diventi un giocatore professionista devi lasciare perdere la scuola, devi lasciare perdere gli studi, e quindi voglio dire, il cervello si sviluppa poco, si sviluppano solo i piedi, e purtroppo gli esempi di giocatori tra virgolette che si possa dire stupidi ce l'abbiamo, di sì, gente sì, che non sa quello che dice, è e vero. Lui probabilmente è uno di quelli che corre tecnicamente, diciamo, è discreto, nemmeno eccelso, c'ha solo una grande corsa, ma la tecnica non è proprio sopraffina, se no non avrebbe sbagliato gol di come l'ha sbagliato lui, e evidentemente il cervello non segue i piedi, e quindi si è risposto da solo Gervinho. Oltretutto poi quando è mancata la corsa perché il suo tono fisico era sceso dopo i campionati d'Africa, si è visto che lo fermavano tutti, quindi come dici te, la tecnica zero, la velocità forse era la sua arma preferita, ma a volte si mangiava gol che bastava solo metterla dentro. Certo, come no. Questo è Gervinho, comunque si è risposto da solo. Roma con un centravanti vero di ruolo, quindi per capirci Zeko dal primo minuto, o è meglio il falso centravanti per non far capire nulla ai difensori della Lazio, così che uscendo fuori tu li infilzi come polli allo spiedo? Ma ci sono, secondo me può essere valida sia l'una che l'altra soluzione con la Lazio, e forse vedendo la formazione della Lazio potrebbe essere è preferibile senza il centravanti, perché insomma sono giocatori centrali, terzini, sono giocatori legnosi, giocatori che non hanno una grossa tecnica, e quindi forse nel fraseggio stretto, veloce, riusciresti a metterli più in difficoltà. Allo stesso tempo potresti metterli in difficoltà comunque anche con Dzeko, no? Perché Dzeko se fa sportellate e decide di entrare in partita anche con la destra, evidentemente giocatori come Hult, come Bisevic, non è che sarebbe facile per loro contrastarlo. Non so che dirti, io credo che tutte e due le soluzioni siano idonee per affrontare un derby, e comunque per questo ci ha proposto Spalletti, lo pagano, e quindi capisci tu di me e di te e di tanti altri, per cui noi possiamo soltanto dire che io almeno posso dire che per me ha i pregi e i difetti sia l'una che l'altra. Secondo te con Digne rischiamo di avere un doppione di rise, nel senso che tutte ali camuffate da terzini ma poi difensori zero, praticamente sul perno centrale della difesa grava anche quello che non è di competenza dei due difensori centrali? Digne è un buon giocatore, non è un giocatore straordinario, è un buon giocatore che è molto più offensivo che difensivo, sa anche se sta migliorando sotto la guida di Spalletti, perché Spalletti gli insegna anche i movimenti difensivi, cosa che lui probabilmente al Paris Saint-Germain non ha mai fatto, come ha fatto mai a Lille quando stava soprattutto sotto Garcia, no? Perché se Garcia aveva qui problemi sicuramente ce li ha a Lille, quindi però è un buon giocatore, certo, bisognerebbe, l'ideale sarebbe avere su quella fascia un giocatore come Nela, un giocatore come il povero Marbera, giocatori che noi abbiamo avuto, che però non abbiamo avuto più, insomma da qualche anno
sì, anche lo stesso Tonetto era un buon terzino, ma probabilmente anche lui più propositivo che difensivo. Anche perché Tonetto nasce a centrocampo nella Sampdoria, non nasce come difensore, come anche Cassetti non era terzino, era mediano alla destra, insomma. Esatto, noi ci abbiamo, ma sai, nel gioco di Spalletti insomma ha sempre avuto dei terzini, uno che attacca e un altro che difende. In questo caso lui ce ne ha due che attaccano, perché c'ha sia Florenzi che secondo che molti, e quindi è chiaro che deve sopperire con altri movimenti. Certo, secondo molti nostri amici, e la tesi, e questa la cavalco pure io, però tu hai visto che Zuganovic adesso dà una certa rendimento e una certa tranquillità vicino a Manolas. Chiaramente Zuganovic è più lento, Manolas è più svelto, ma insieme avevano fatto un'ottima coppia. Piazzare Rudiger come terzino destro forse sarebbe stata diciamo una mossa vincente contro l'Inter, oppure con i se e con i ma ci costruiamo i grattacieli? Sì, ci costruiamo i grattacieli, perché Rudiger secondo me si può adattare a terzino, perché ha fatto una partita contro il Palermo, anche una grandissima partita, ma insomma giocavi contro il Palermo, contro una squadra in disarmo, è un giocatore che andrebbe provato ripetutamente, ma non è questo il momento di fare gli esperimenti. Forse in una difesa a tre va bene Rudiger, Zuganovic e Manolas, ma poi lì ti mancherebbe quello che va a impostare, no? Ecco perché la difesa a tre lui la Spalletti l'ha fatta solo con De Rossi. Perché De Rossi è un difensore, è un centrocampista prestato alla difesa, che sì, sa impostare, che sa impostare, non girare, chiaro, prendere il pallone e guardare l'altra parte del campo. Giocando da difensore centrale già c'è il campo davanti, no? Quindi Rudiger in casi di emergenza sì, ma io al momento questo è il gioco della Roma con Florenzi e Digne, non con Rudiger. Ritieni che la sosta sia stata positiva per la Roma o negativa? Ma le soste sono sempre negative, perché quando una squadra sta in un buon momento, poi dopo le soste spezzano i ritmi, e soprattutto cioè, devi far sempre conto con gli infortuni di chi va in nazionale. Questa volta sembrerebbe che siano tornati tutti sani, quindi questo è importante per noi, no? Quindi negativa proprio non credo, forse un momento di pausa alla Roma necessitava dopo due mesi e mezzo intensi di super allenamenti, di soltanto con tre riposi che ha fatto fare. Anche perché poi quando si rincorre c'è il doppio dello sforzo, un conto è quando stai in testa e devi difendere quella posizione, un conto è quando fai rincorsa devi vincere, devi sempre vincere per tentare di fare punti. Esatto, quindi aver staccato la spina per il campionato per 15 giorni credo che sia più un fatto positivo, considerando pure che parecchi giocatori sono andati in nazionale e hanno segnato, quindi hanno giocare con la propria nazionale è sempre un piacere, è sempre un orgoglio per tanti giocatori, e quindi può solo farli tornare motivati. Io la vedo più, diciamo, più positiva che negativa. Ecco. A proposito di nazionale, perché io scrivo sempre questa è la Roma, ma poi naturalmente con Massimo Penso andiamo a 360 gradi, no Massimo? Allora, nazionale che diciamo che ha discretamente ben figurato contro la Spagna, poi in Germania ha preso gli schiaffoni. E quando Conte si è trovato a ragionare con i suoi giocatori ha detto al signor Lotito, in quanto non aveva alcun titolo per poter presenziare dentro alla riunione tecnica, ha detto: signor Lotito, mi scusi, ma io quando c'ho i giocatori ci voglio parlare in separata sede e privatamente. A parte, diciamo, questo aneddoto di cronaca che vede Lotito sempre onnipresente da tutte le parti, vabbè, non ha la carica per stare lì, però ci prova, almeno questo ci dicono i giornali. È un Conte che ormai ha perso la nazionale, cioè ha perso il timone della sua nazionale, o un Conte che saprà ben figurare all'europeo? Perché cioè, con un allenatore che tu sai che se ne deve andare, rimango perplesso. L'allenatore, questo può essere valido per una squadra di club, se tu sai che l'allenatore è via. Per un allenatore della nazionale te ne freghi se va via, no? Tu vai in nazionale, quello è un selezionatore, uno che ti chiama, ti dà la possibilità di affrontare partite internazionali con la tua nazionale. Ci sono tanti giocatori che non sanno nemmeno che cos'è l'Europa, deve essere un orgoglio, no? Questo, certo, di andare in nazionale. Ma... quindi io credo che non sia ininfluente il fatto che lui vada via e che i giocatori si
sappia dove vada via. È andato via, cioè ufficialmente è chiaro, vado via io perché non posso sempre radunare i giocatori e troppo poco il tempo a disposizione, o qualcuno gli ha aperto la porta e di senti, ciao, arrivederci e grazie, adesso vogliamo girare pagina? Ma io credo che sia lui che sarebbe voluto andare, perché Conte è un allenatore che va in qualunque squadra va a guadagnare di più di quello che gli dà la nazionale, anche se gli pagano abbastanza, gli sponsor l'hanno insomma dato parecchi soldi a lui, no? Ma lui è un allenatore che ha una prestigio anche internazionale, oserei dire, perché è conosciuto, ha vinto 3 scudetti di fila con la Juventus, è vero che di grossa squadra solo la Juve ha allenato, a differenza di Allegri che ha allenato anche il Milan e ha fatto bene anche nel Milan, però è un allenatore quotato, un allenatore che evidentemente ha bisogno del campo tutti i giorni e non di fare allenamenti e andare a vedere partite della nazionale e altre squadre durante... Ma visto questa difficoltà di avere sempre i giocatori a disposizione per quanto riguarda la nazionale, non è meglio tornare ai selezionatori di Coverciano a sto punto? Ma infatti quello dovrebbero fare, dovrebbero mettere un selezionatore, ecco. Anche perché Berzot... per la nazionale per me Berzot, è un capello, Vicini... capello non è mai stato un allenatore. No, Berzot... quello è un selezionatore, uno che prende i giocatori più forti e li mette in campo. Massimo, Berzot, Valcareggi e Vicini erano 3 selezionatori. Lo stesso discorso vale per Capello, nonostante molti sostengano che Capello è uno dei migliori allenatori del mondo, ma non è affatto vero, questo è un falso storico. Capello non è un allenatore, Capello è un selezionatore, perché ma ci sa fare però. Ci aveva fior di campioni, se no lui io vorrei vedere allenarsi a Suolo Capello. Questa sarebbe la prova, anche perché che esalta questi fenomeni, i vari Capello, i vari agenti di questo anche tipo. Perché lo stesso Trapattoni, le squadre che lottano per la Serie B. Lo stesso Trapattoni quando andò a Cagliari mi pare che fu esonerato, se non mi ricordo. Ma Trapattoni è che allenatore è un altro selezionatore, come del resto la maggior parte degli allenatori che ha preso la Juventus nel corso degli anni sono tutti allenatori, diciamo, che non erano dei grandi fenomeni allenatori, no? Eppure ha vinto uguale. Lo stesso discorso vale per il Milan, cioè il Milan ha messo allenatori che quando c'era la squadra forte potevano benissimo allenare, poi ci sono state delle scommesse, tipo Sacchi, l'hanno preso e hanno scoperto che Sacchi ha dato un gioco straordinario al Milan, un gioco stellare, anche se io se noi facciamo la formazione del Milan di quell'epoca ci rabbrividiamo per la forza di quella squadra, ci ricordiamo i tre olandesi, uno più forte dell'altro, ci ricordiamo i Baresi, i Maldini, i Maldini, Baresi, Costa Curta, tutta questa gente qua, lo stesso Donatoni, cioè non è che il Milan era una squadretta, l'ha messa a mano a Sacchi che gli ha dato un gioco, ma se Sacchi non gli avesse dato un gioco, quelli avrebbero vinto uguale. Sì, è vero. Quindi, e questo succede. Allora, in nazionale ha detto bene, ci vuole un selezionatore, non un allenatore. Un selezionatore che scelga i giocatori più in forma, i giocatori che ritenga in grado di sviluppare un certo gioco e basta. Ma che gli può insegnare? Cioè, il tempo non ce l'ha per insegnarglielo, quindi non serve un allenatore. Non serve nemmeno un preparatore atletico, eccezionale, perché questi sono preparati, lo fanno nelle loro squadre di società, no? Quindi tu fai il raduno quando c'è e metti in selezionatore, dici allora chiamiamo questo perché adesso in questo momento questo segna tutte le domeniche e faccio gioco a lui e poi metti in campo. Magari prendi un gruppo, che ne so, la Juventus, prendi la difesa della Juventus che è la più forte al momento, no? E possono ancora giocare, Buffone, Barzagli, Chiellini e Bonucci, e li fai giocare. E poi intorno ci metti altri. Ma in Europa i cartellini rossi, Bonucci e Chiellini li prendono, non è come da... li prendono, che gli dobbiamo fare? Lo so che li prendono, ma mica ci possiamo mettere signorine ma molete là dietro. Difensore ce l'abbiamo. Sì. Diciamoci la verità, quando noi abbiamo levato questi 3 giocatori, poi tu me devi i difensori italiani me devi dire quali sono. Cioè, ci sono 2 prospetti di giocatori, Lugani, che è uno sempre da Juventus, e Romagnoli. Poi sono finiti i difensori. Sì, perché la Cervi, Sassori, cioè quali sono i difensori? Quelli del Sassuolo, Massimo. Ma lascia, per giocare in un contesto, in una squadra che ha un gioco. Acerbi, lo stesso Acerbi, se qualcuno si ricorda, ha giocato anche nel Milan, è stato lasciato via l'anno dopo.
capito? E invece a Sassuolo io andrei piano sui giudizi su questi giocatori. Anche lo stesso Cannavaro è stato preso a calci nel sedere dal Napoli, è sempre il migliore in campo nel Sassuolo, perché è il contesto della squadra che ti fa giocare bene, fa giocare bene i giocatori anche scarsi. Tu prendi lo stesso Astori, noi abbiamo visto Astori, non era un fenomeno e non era nemmeno scarso, era un giocatore mediocre, un giocatore normale, eppure nella Fiorentina, fino a che la Fiorentina ha giocato, è stato sempre uno dei migliori in campo. Perché nella Fiorentina forse ha trovato la sua giusta dimensione, cosa che qui a Roma non aveva trovato. Ha trovato un allenatore che gli insegnava i movimenti, un allenatore che gli diceva quello che doveva fare, e lui da bravo soldatino fa il compitino. Tutto qua, a Roma si è trovato con Garcia, buttato in mezzo al campo, dice che devo fare, che ne so, fa quello che si fa. Questo era la realtà, cruda. Oh, invece con Spalletti tutti hanno ritrovato forse quell'antico smalto che non avevano più con Rudy Garcia. Ma io ti ripeto, li vedo poco, perché trasmettono poco, degli allenamenti della Roma, ma li vedo degli allenamenti di un'intensità unica, capisci? Quindi se tu gli allenamenti di tutti i giorni ripeti sempre le stesse cose, poi alla fine impari. Poi dopo la fine, quando vai a giocare nella partita ufficiale, tu metti in campo quello che hai fatto durante la settimana. Questo in 3 mesi di allenamento della Roma gli ha fatto fare tre giornate di riposo in tutto. Con Garcia facevano i weekend, sabato e domenica ci alleniamo, ci rivediamo mercoledì, ci rivediamo a Natale. Cioè, ma c'è chiaro che il giocatore, ha detto pure De Santis, noi abbiamo fatto i furbetti con Garcia. Perché t'hanno fatto per loro i furbetti, perché evidentemente Garcia aveva più interesse ad andarsene in gita con la fidanzata piuttosto che starsene allenato. Oppure, siccome aveva capito che questo era l'ultimo anno, più dell'ordinaria amministrazione. Pure prima, uguale. Allenamenti così faceva pure prima, non è che ho capito, come... però prima è arrivato secondo. Ma è arrivato secondo per una serie di circostanze anche favorevoli, e siamo obiettivi. Non è caro, ma ha fatto le prime 10 partite di campionato, ha fatto delle grandi partite, come ne ha fatte qualcuna vinta per fortuna, ma questo ci sta nel calcio, che una squadra forte vinca anche quando non deve vincere, e poi dopo ha cominciato a fare una serie di pareggi, l'ha vinto più. Poi comincia il girone di ritorno, ci siamo persi a Roma. A Roma è arrivata seconda perché aveva fatto 30 punti al girone d'andata. Questo è vero, sì. Quindi il secondo anno la stessa cosa, al girone di ritorno si è fatto male, a dicembre si è fatto male Totti e Gervinho, e finita a Roma. Poi è partito per l'Africa, cioè è finita a Roma. Questo è, quindi io non valuterei Garcia per i 2 secondi posti. I 2 secondi posti sono stati una serie di componenti favorevoli, ma io questa Roma stellare non l'ho mai vista. E speriamo di rivederla invece con Spalletti. Derby stellare o derby che si giocherà sul filo dei nervi? Ma io mi auguro che la Roma riesca a imporre il suo gioco e mettere al sicuro la partita nel giro di poco tempo. E sui nervi non credo, perché ripeto, mancano gli interpreti nervosi, soprattutto da parte della Lazio. Io questo è quello che vedo da romanista, ma probabilmente proprio il fatto che io sia romanista magari la vedo in questa maniera, poi mi sbaglio, però io mi ricordo gente che quando giocava contro la Roma tirava fuori la bava alla bocca, e mi ricordo i fratelli Filippini, che sono due dei giocatori più scarsi del panorama calcistico italiano, che giocavano contro la Roma tiravano fuori il veleno, gente che ti mordeva, ti massacrava. Lo stesso Radu, che ha fatto 2 o 3 volte è andato in escandescenza, no? Si è fatto spellere un come no, ma le stesse diatribe tra Di Canio e Totti, magari. Ma Totti, Di Canio, per non andare al Poro Chinaglia, va bene, ma la Lazio sono sempre entrati, forse per un complesso di inferiorità atavico, sono sempre entrati in campo con questa voglia di rivalsa nei confronti dei giocatori della Roma, e evidentemente fomentati e caricati, perché a Formello c'erano migliaia di persone prima del derby andarli a fomentare, adesso questo non c'è perché non c'era più nessuno a Formello, e poi non ci sono più i giocatori che avevano queste caratteristiche. Ripeto, gli unici due, almeno a memoria, di quello che è la formazione della Lazio, che mi fanno pensare a 2 giocatori proprio di idea laziale, sono Lulic e Radu, ma non giocano nessuno dei due. Beh, non giocano anche perché uno è infortunato, l'altro è squalificato, quindi esatto, non giocano infortunato, uno squalificato,
per cui, ma la Lazio potrebbe trovare fuori l'asso dal cilindro, nel senso che, essendo il derby, per il momento dimentica la separazione che c'è all'interno dello spogliatoio, dimentica tutte le situazioni negative e magari ti giocano solo questa di partita. Ma magari sì, ripeto, io ho premesso, il derby sfugge ad ogni pronostico, uno deve valutare oggettivamente, è come quando vai a vedere un film, dici a me di questo film è un bel film, oppure dici è brutto, cioè capisci, tu non puoi valutare su quello che sarà, io valuto e esprimo un'opinione su quello che vedo in questo momento, come l'ho espressa con Roma-Inter, sapevo che era una partita difficile contro l'Inter, ma la Roma è superiore all'Inter, tant'è che le sue occasioni, se non ci fosse stato Andanovic e quell'errore di Digne, io credo che la Roma magari 1-0 avrebbe vinta la partita. Beh, anche pure Zacco che sotto porta si è mangiato un gol che... è un gol clamoroso, il rigore netto, quello col braccio alzato, quello è rigore e espulsione, perché dentro l'area tu fermi il pallone che amano, così devi essere espulso. Quindi tutta una serie di cose, però il top calcio, aspetta, ecco perché grazie a Luana che mi ha passato adesso Top Calcio, che è una nuova emittente che è sorta nel digitale terrestre romano, che viene da Milano, neanche a dirlo, ha detto che quel rigore non dato all'Inter poteva essere benissimo non visto, perché c'era una tale confusione in aria che poteva passare inosservato. No, mi dispiace contraddirgli, è vero che l'arbitro poteva non averlo visto perché stava di dietro, ma il giudice di linea c'era solo loro due davanti. E perché c'è anche un giudice di linea che vede l'azione, vede un braccio alzato, non può non averlo visto, come lo stesso braccio di De Jong contro la Roma, sempre Mila Roma, l'arbitro può non aver visto, ma il giudice di linea deve aver visto per forza, perché sta a due metri, e non è possibile, se no stava a dormire. Se no che ci sta a fare? No, stava a dormire, se no dormiva. No, non è possibile una cosa del genere, quindi mi dispiace contraddire, ma secondo me non è così. Secondo Vittorio, sull'arbitro che può non aver visto. Secondo Vittorio, che è un tifoso interista e ci sta ascoltando da un bel po', dice sì, il fallo di mano c'è, ma è involontario. Oddio, come fai? No, involontario non può non esistere come involontario. Se uno alza il braccio, un salta col braccio alzato per salutare, come il saluto fascista. No, può darsi che lì c'era una ragazza che doveva salutare e ha fatto il saluto, no? Involontario è quando ti sbatte sul braccio. Quando tu lo alzi, non salti col braccio alzato. Se salti col però... braccio alzato, vuol dire che sei saltato per terra. Però domanda, quando tu salti di testa, le braccia mica le tieni lungo il corpo, le apri? No, ma proprio che le braccia tutte regge all'altro giocatore per saltare di più. Non le alzi, lui le alzava perché Dzeko era arrivato prima. Dzeko era arrivato prima e lui tenta il tutto per tutto pur di fermarlo. Esatto, no? E l'ha presa, quello è un fallo nettissimo e volontario, non involontario. E soprattutto era pure espulsione per il giocatore dell'Inter. E poi voglio dire a questo tifoso interista che la regola del calcio non parla di fallo volontario o involontario, parla di fallo che crea danno. Quel fallo lì, anche se fosse stato involontario, siccome è un movimento scomposto, ha creato un danno a Roma, perché a Roma poteva segnare. Se quello non prendeva il pallone dopo la mano, vero. Ha creato un danno procurato e calcio di rigore ed espulsione per il difensore. Espulsione perché lui ha fermato la palla con la mano, è come quando una para sulla porta, uguale. Quindi quello andava. Ma stiamo scatenando squisizioni, insomma. Un po' di gente di Milano, perché Anna, che scrive da Cologno Monzese. È un bel dire il vostro, ma l'Inter vi ha tenuto testa. Accidenti se va tenuto testa, e ancora avete il coraggio di parlare. L'Inter ci ha tenuto testa in che senso? Mica è venuta qui a fare una. Ma forse il tenere testa. All'Inter. Però la Roma ha avuto molte più occasioni. Ma il tenere testa che intende la nostra ascoltatrice, forse è quella di aver spezzato le trame giallorosse. Questo sì, però l'Inter non ha proposto nulla in partita. All'Inter ha espresso il solito gioco di Mancini, un gioco quasi da catenaccio vecchio stile. Scrive sempre Anna, sapete qual è la nostra... Ma per carità, non recrimino sul risultato Massimo, allora, ti viene incontro la tifosa dell'Inter, perché scrive, sapete qual è la nostra maledizione? Roberto Mancini, che ha scaricato Kovacic come un sacco di patate. Aver avuto Kovacic come regista, vedevate voi che succedeva. Signora, se aveva pure Messi e Cristiano Ronaldo, magari l'Inter andava a casa col 5-0 per lei. Che vuol dire? Ma intanto Kovacic è un buon giocatore, ma Real Madrid non gioca mai. Quindi questo è il punto primo. Secondo, poi se ci fosse stato, sì, può darsi pure che avrebbe inciso in qualche maniera, cosa che non ha fatto negli anni che è stato all'Inter, perché non ha mai inciso Kovacic. E poi il problema grosso è Mancini non è allenatore, Mancini è un altro selezionatore, un altro che ti fa spendere miliardi per fare la squadra e poi lo mette in campo, gli dice andate a giocare. E allora potrebbe fare Mancini. E quindi funziona in questa maniera. È stato primo in classifica perché ha vinto partite che non doveva vincere, ha vinto una al 94esimo con l'Atalanta al girone d'andata, ha vinto altre per...
Carpi 2-1 un rigore inventato, e quando era stato legato prima un rigore al Carpi. Se vuole gli dico tutte le partite dell'Inter, perché io non sono solo a Roma, dico pure quelle dell'Inter, del Milan, della Juve, del Napoli, quelle che riesco a vedere, e cerco di seguirle con uno sguardo obiettivo, perché io quando ho da bastonare la Roma o i giocatori da Roma, come ho fatto con Totti, lo faccio. Totti è un'icona, Totti è l'ottavo, il nono, il decimo, il quindicesimo re di Roma. Però io, se lo devo criticare, lo critico. Non è che ho paura, perché io a pranzo e a cena con Totti ce l'ho mangiato. Lui ha avuto tanto, lui ha dato tanto alla Roma, ma ha avuto anche tanto da noi. Perché a me mi è costato tempo, denaro, sacrifici, nervosismo e una serie di cose. Per cui non si deve lamentare. Da una parte ha dato, ma dall'altra parte ha ricevuto. Quindi se io devo criticare, critico tutti. L'Inter è una squadra ridicola, perché ha in mano, è in mano ad un allenatore che non è in grado di far giocare una squadra. Tutto qua, non per i giocatori, perché i giocatori li avrebbe pure. Vabbè, ma se tu prendi solo giocatori muscolari, c'è buoni e alcuni ottimi giocatori. Parliamoci chiaro, la Roma gira a 10.000 e girerà a 15.000 se recupererà molto bene Strootman, però Strootman e Pjanic sono quelli che dettano i tempi, il gioco, recuperano. Pjanic poi ha quell'arma in più sulla tre quarti, Strootman è quello che ragiona da metronomo. Ma certo, ma la Roma c'ha i giocatori, c'ha una squadra forte, c'ha una squadra ben assemblata, è una squadra allenata bene da un allenatore, a differenza di altre squadre che non hanno un allenatore in panchina ma hanno un selezionatore, hanno uno che sta lì solo per il nome, perché Mancini, ritornando a Mancini, ha vinto uno scudetto col Manchester City, vorrei dire, che l'ha vinto all'ultima partita di campionato contro una squadra che doveva lottare per non retrocedere, questo a Manchester, vinse 2-1 e fece due gol in 3 minuti, perdeva 1-0 al 90esimo, fece due gol quando sentirono quella squadra, sentì che la squadra che era, diciamo, a pari con loro stava perdendo, e quindi loro ormai erano saldi, si sono svegliati, cioè quelli hanno ceduto in questa crisi. Il Manchester City ha fatto due gol nel giro di 3 minuti, 4 minuti, quindi lui ha vinto uno scudetto per miracolo, per una grande fortuna, cose che non avrebbe dovuto vincere, capito? Quindi Mancini è questo, è un allenatore come Capello, ti fa prendere, spendere miliardi, alcune società le manda sull'orlo del fallimento, come è successo con la Roma, che la Roma, dopo aver comprato Battistuta, Cassano, quello e quell'altro, si è ritrovata con 400 milioni di deficit, di debito, e è finita in mano alle banche, e questo fa Capello. Poi nottetempo ha preso la valigia e è scappato. Sì, 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 e poi il secondo anno, insomma, è per dabbenaggine sua di non aver utilizzato Montella molto bene, se no il secondo scudetto di seguito era arrivato a Roma. Quello gli ha regalato al Milan lui, quello lo regalò al Milan, non andiamo proprio a rivangare perché ormai sono passato sì, del sì, tempo. Sì, ma di pagina quello lui lo regalò al Milan e ce ne sono tanto. Secondo Linda, perché abbiamo tutto questo odio contro la Lazio? Noi diciamo di essere sportivi, però non predicate mai la pace e la concordia. Che ho detto? Perché che ho detto io? Cioè, no, aspetta, vorrei capire un attimo. Mi ridate una... No, mi hanno tolto già il messaggio. Ragazzi, sono vecchio, ho 120 anni. Se me lo date in 2 secondi, io non riesco più a leggerlo. Oltretutto devo avere gli occhiali, grazie. Allora, Linda, predicate tanta sportività e poi giù botte, bastonate e battute contro la Lazio. Signora o signorina Linda? Io non lo so se lei è della Lazio o di un'altra squadra, questo fa parte del folklore. Poi quando siamo scesi in campo, però, sulle curve, sulla città, sul fatto che in Polonia i tifosi della Lazio sono stati arrestati quasi ingiustificatamente e tenuti a marcire per 60 giorni, noi l'abbiamo detto, sia io che Massimo Penso. Se invece avevamo quest'astio che lei dice di aver riscontrato, allora noi dovevamo essere contenti delle disgrazie di quelli a Varsavia, e non è così. Poi siamo romanisti e difendiamo la nostra Roma. È chiaro che io non posso dire come romanista vinca la Lazio, ma ci mancherebbe altro. Il sale del derby è proprio negli sfottò, no? Io sono vecchia generazione, mi ricordo le scommesse che facevamo, io avevo un carissimo amico mio laziale con il quale andavo a vedere tutte le domeniche la Lazio con lui, e lui veniva tutte le domeniche a vedere la Roma con me, quindi io vedevo sia il campionato della Lazio che quello della Roma, e ci sfottevamo, facevamo scommesse. Questo non c'è più, purtroppo, mi rendo conto che non esiste più. Oggi se ti azzardi a dire male della squadra rischi che qualcuno ti dà una coltellata, quindi questo funziona in questa maniera. Però da qui a dire che noi abbiamo Lazio contro la Lazio ce ne passa, perché io quello che ho riscontrato negli anni, che Lazio l'ho sempre riscontrato da parte dei laziali più che dei romanisti. I romanisti l'hanno messa più in canzonella, in sfottò, invece ci sono tanti laziali
chiari, che proprio si vede che tirano fuori l'asse, ma non tutti, perché ci sono quelli obiettivi, come ci sono i romanisti obiettivi. Ma questo dipende però pure dalla persona, scusami Massimo, dalle caratteristiche umane di una persona, indipendentemente da quale squadra poi è tifoso o no. Ma certo, ma io volevo fare un esempio. Io mi ricordo il mio povero zio, che è morto, pace all'anima sua, tifoso laziale. Lui la domenica, quando la Roma e la Lazio giocavano in contemporanea, lui non vedeva la Lazio, vedeva la Roma, perché doveva sperare che perdesse la Roma. Questo per farti capire a che livello stanno, capisci? Non tutti, però parecchi sono così, ne conosco tanti così. C'è gente che esulta, va in giro che bandiere vanno a Roma perde. Capito? Poi la cosa più vergognosa della storia del calcio è successa con i tifosi della Lazio, no? Quella partita completamente regalata all'Inter per non far vincere lo scudetto a Roma. Cioè, questo è successo solo con i tifosi della Lazio, non è successo quando segnò Walter Samuel, Roma che tifano contro la propria squadra. Sì, ma loro dissero che l'Inter era superiore per ma la partita giocavano a palla indietro. È vero, la davano indietro la palla. Ce la ricordiamo pure. Ecco, l'Inter non ha segnato con Samuel, mi pare. Sì, con Walter Samuel, sì, con colpo di testa, è vero, è vero. E quindi non parlassero, ci hanno riprovato la stessa volta, ci hanno riprovato poi l'anno che gli volevano far vincere lo scudetto all'Inter, quando lo perse in casa, che vinse la Juventus, se no l'ultima domenica, e l'Inter perse 4-2, perché c'erano in campo tre o quattro giocatori che se ne fregavano dei tifosi della Lazio. Uno di questi era Poboschi, là, come si chiamava? Sì, Poboschi, che fu mandato subito via, fu spedito di nuovo. Se io gioco a pallone, se questo è l'Inter, io non regalo niente a nessuno. E loro volevano che vincesse l'Inter. Quindi non parliamo di tifosi razziali, almeno di parecchi. Molti sono tifosi per bene, tifosi appassionati che pensano alla loro squadra, ma ce ne sono tanti che il loro unico scopo è quello di perdere a Roma. Io invece la Lazio, ma sono anni che non la considero proprio. Sì, io la poi considero una squadra normale, una squadra della mia città, e sento il derby per chi le stradisce, stracittadine le sento, però non mi frega più di tanto a me. Ci scrive Sabrina, ci sta scrivendo Sabrina, siete troppo paziente, mandateli tutti. No Sabrina, noi rispettiamo tutti e poi possiamo dire anche noi. E Sabrina scrive pure, ma perché te e Massimo Benzo non vi prendete uno spazio in qualche emittente televisiva? E se avevo il cappello me lo sarei tolto, guarda. Sì, anche ce la fanno giù da subito, sarà subito. No, anche perché il rovescio della moneta, come io dico tranquillamente senza fronzoli, servono le pubblicità che coprono i costi, che almeno vadano a costo zero, anche perché adesso gli editori si cautelano tutti, nel senso che pure che porti gli sponsor che ti coprono le spese, mettono una clausola che se uno degli sponsor per una qualsiasi causa non finisce di pagare, devi pagare te con i soldi tuoi. E sinceramente io a questo, insomma, certo, cioè, non posso spengere la luce dentro casa per un hobby che mi attanaglia, mi appassiona da anni dal 78, ma non è il mio lavoro, non è la mia professione, non è il mio mestiere. E né tanto meno il mio, io lo faccio per passione, per scambiare due chiacchiere, per parlare, perché mi piace parlare di calcio, in particolare in questo momento, e mi piace parlare un po' di tutto. Massimo, sai che cosa c'è? Che forse proprio questa è la nostra arma segreta, proprio perché lo svolgiamo per hobby. Che allora siamo liberi noi non da catene editoriali da parte di nessuno, quindi io personalmente, come te del resto, l'abbiamo dimostrato quando c'è da criticare a Roma, e anche pesantemente la critichiamo, nonostante noi abbiamo nell'anima la Roma, no? Sì, anche perché poi abbiamo iniziato, diciamo, un po' di tempo fa ormai, vabbè, lasciamo stare il periodo, perché cominciamo così per gioco, no? Esatto, quindi adesso l'abbiamo preso come un hobby, no? Un hobby, è un piacere sentirci e scambiare due chiacchiere come se stessimo al bar tra amici, insomma. Ci saluta Norberto Nicolai, che non è d'accordo su tutto quello che stiamo dicendo, però certo, lui è da Lazio. Allora, quello che dico io, il contraddittorio è bello perché si professano e si hanno idee diverse, no? Giustamente. Certo. Ma io non pretendo di avere i consensi di tutti o di tanti. Io esprimo le mie opinioni sempre in termini civili e magari folcloristici e un po' colorati qualche volta, perché da buon romano anch'io ho l'animo romano all'interno, no? Quindi se dovessi esprimermi in maniera, diciamo, romanesca, allora uscirebbero fuori degli sfondoni che non finiscono mai. Però lo faccio tutto con estrema onestà intellettuale. Quello che dico è quello che io penso, e poi non è detto che sia il Vangelo quello che io, anzi mai è il Vangelo, sicuramente più delle volte sbaglio.
No, il più delle volte magari si hanno delle idee, dei pensieri che poi magari si possono anche modificare con il corso degli avvenimenti e degli eventi, no? Certo, io forse il signor Norberto Nicolai non mi ha mai sentito parlare di politica, ma io bastono a destra, a sinistra, a centro, per aria, poi ho le mie idee, le mie convinzioni, però non sono di quelli che tifano per la politica, cioè a dire io non voterei mai Berlusconi se si presentasse al PD, no? Per dire, sì. Quelli del PD lo voterebbero uguale perché non gli interessa chi si presenta, perché loro sono sì, l'importante è essere canalizzati su quel pensiero lì. Sono tifosi lì. Quelli, certo. loro, quelli di sinistra, la maggior parte sono tifosi, per loro chiunque c'è va bene. E noi invece io sono una persona pure o di sinistra, di destra, di centro, di qualsiasi politica io sia. Noi da quest'altra parte invece siamo bene, io le critico. Noi da quest'altra parte forse siamo un po' più selettivi e cerchiamo anche la persona giusta al momento giusto per vedere se si può candidare alla poltrona magari di sindaco di Roma. Le elezioni ci dovrebbero essere il 5 giugno, salvo sorprese. Frittata nella frittata per le trivelle, i pozzi petroliferi, si vota il 17 aprile. Potevano unificare il referendum e elezioni ci sarebbero costati molti di meno. Ma non gli conveniva. E non conveniva che no, una campagna contro il referendum e stanno invitando la gente a non andare a votare. No, anche perché adesso la gente di sinistra a votare ci andranno. Apro parentesi, sembrerebbe che invitare la gente a non andare a votare sia reato, per cui attenzione, allora il referendum di solito è un sì o un no. Se io sono contrario e voglio che le trivellazioni continuino, vado a votare no. Non è che me ne sto a casa, cioè certo. Bisogna uscire da casa per andare a votare alle elezioni, ai referendum. Ma non andare a votare, sarebbe molto più semplice dire andate e votate no, questo farebbe un partito serio, no? Certo. Andate e votate no. Non possono dirlo, perché? Perché se dicono andate e votate no, c'è il rischio che superano il quorum del 50%. Capito? E quindi il referendum è valido. Se loro gli dicono non ci andate a votare, 50% non ci andranno mai. Se fossi promotore del sì o del no e vinco soltanto per l'astensionismo, non lo considererei una vittoria, ma una sconfitta dell'elettorato. Ma sai, questo è un discorso ampio su cui bisognerebbe parlare, ma insomma. Sì. No, ma io mi sono ripromesso che sia con te che con Virgilio, dovremmo affrontare l'attualità, perché ce ne sono tante da dire sulla nostra città vilipesa, calunniata, condannata, spremuta. L'ultima, che non c'entra niente con il derby, però chiudiamo con il derby tra due minuti. Le aliquote della Regione Lazio e del Comune di Roma sono aumentate sia sulle pensioni sia sugli stipendi. Praticamente io su uno stipendio di 1.270 euro, quindi non è chissà che è per mantenere quattro persone, allora siamo passati in un totale di acconti, conticini e vari tra Regione Comune di Roma 118,50 euro. Sì, no, ma questo te lo confermo io, perché oltre ad averci incostituzionalmente, dico bene, bloccato le adeguamenti pensionistici da parte dei pensionati, no? Nonostante una sentenza della Cassazione, io mi sono trovato dallo scorso mese a prendere 24 euro in meno al mese, pari a 250-300 euro all'anno. Esatto, sì, sì, per un pensionato, perché è aumentata l'addizionale regionale. Il signor Zingaretti, va bene, anche lui non si smentisce mai, anche lui di sinistra, che cosa fa? L'unico modo dove può attaccare sono i pensionati, li attacca se no. Quindi tutti quelli che hanno uno stipendio dichiarato. Tu puoi attaccare i contrattualizzati, difatti tu puoi attaccare i contrattualizzati e i pensionati. Certo, aumentata l'addizionale regionale. L'addizionale regionale, questo mi ha comportato 24 euro al mese in meno rispetto alla pensione dell'anno precedente. Simpatico. Va bene, quindi questo significa che io, oltre a non avere l'adeguamento, io come tanti altri, mi diminuisce, invece di aumentare diminuisce la pensione, capisci? E questa funziona così, in Italia funziona così, poi dopo si aumentano senza nessun controllo 2.000 euro al mese sui dipendenti della Camera. Certo. Senti, io col tuo permesso a sto punto cambio il titolo della rubrica, perché avevo messo questa è la Roma, ma metto Roma extra Roma, perché abbiamo toccato temi vari, opposti, diametralmente sociali, politici, sportivi, umani, eccetera eccetera. Rispondo a un altro signore, perché qui c'ho il becco chiuso, nel senso che ho anche la direttrice di programmazione che mi ha detto che non posso usare epiteti.
che per quanto siamo di parte, abbiamo difeso anche i ragazzi tifosi della Lazio che sono stati arrestati ingiustificatamente a Varsavia. Allora, se non ci credete, tra un po' il file sarà completamente registrato, vi sorbite l'intera puntata, cioè l'intera rubrica con Massimo Penso, e sentite che non c'è nessun astio, nessuna faziosità. Non provate a venire da altre situazioni radiofoniche della modulazione di frequenza, perché con noi qui non attacca questo tipo di discorso, che magari in certe frequenze della modulazione romana invece impera, si fanno trasmissioni sulle chiacchiere, su ma tu hai detto quello, io ti ho detto quello, senti se vediamo de fuori, se aspettiamo de fuori. Qui questo discorso, questo tipo di linguaggio non entra, perché abbiamo fatto un accordo ben stabile dall'inizio di questa trasmissione. Noi parliamo di Roma a 360 gradi, di attualità a 360 gradi, di qualsiasi cosa a 360 gradi, secondo il nostro modesto ed umile pensiero. Quindi non ci schieriamo né con quelli, né con quegli altri, né con quegli altri ancora. Se voi volete schierarvi con certe situazioni radiofoniche, fatelo pure. Noi non c'entriamo assolutamente nulla e ci teniamo stretta alla nostra radio. A volte io, sai, rimpiango quando non ho più la radio in FM per i costi troppo elevati, però tutto sommato qui, grazie anche al direttore Stefano Dini, grazie a tutti gli altri direttori del consorzio, perché non so se tu hai visto, siamo diventati 29 radio consorziate, siamo liberi di esprimere tranquillamente la nostra opinione, e finché almeno ci saremo io e Stefano Dini qui, le opinioni sono libere. Poi è chiaro che se parliamo in favore della Roma, chi è della Lazio è contrario a noi, ma questo fa parte del gioco. Però schierarci con un personaggio anziché con un altro non fa parte del nostro costume, quindi non mi appartiene, non appartiene, io penso di poterlo dire bene a ragione, neanche a Stefano Penso. Abbiamo i nostri cervelli che ragionano, che non ragionano, fate come volete voi, ma abbiamo il nostro pensiero, tranquillo. Ma poi se per Lazio si riferisce a fatti che sono stati enunciati in questo spazio e riguardavano la Lazio, sono tutti fatti ed episodi che corrispondono alla realtà, no? Non è che ha offeso i giocatori, ha detto che Radu è uno di quelli che ci mette la bava alla bocca, che Lulic è un altro uguale che non ci sta a perdere, che la Lazio la partita con l'Inter non l'ha giocata, basta andarsela a riguardare. Anche perché poi di Lulic ricordiamo che è quello che indietro. Che che i tifosi della Roma non avrebbero mai fatto una cosa di questo tipo, e i tifosi della Lazio sì, punto. Sì. Questo è Lazio, cioè io da Lazio ne parlo solo quando c'è il derby, perché sono da Lazio non la voglio parlare, non mi interessa. Sì, Lazio. Sì, ma siccome queste sono tutte situazioni, dico io, pilotate, già ho capito oltre il fumo di New York, oltre le nebbie di New York, dove si va a parare, per cui sono situazioni che non ci interessano. Per quanto riguarda Lulic, non è colui che ha zoppato Salah per un mese e mezzo. Quello che ha fatto quel fallo è rimasto anche in campo, poi tra l'altro, nemmeno è stato, a me pare, forse ammonito. No, forse, neanche ammonito, mi pare di no. No, assolutamente. Ecco, apposta non mi ricordo, ma insomma, fallo di quel genere da istruzione immediata. Torniamo adesso. Almeno il signor Toselle, che è sempre molto attento alle vicende della Roma, avrebbe dovuto riesaminare la moviola e dire: ah, ma questa era l'espulsione, non è stato sanzionato, perché non lo fa? Lo fa solo la Roma, Toselle. Oh, anche perché il regolamento parla che quando non viene sanzionato un comportamento, il giudice sportivo se ne accorge e può intervenire direttamente. Certo. Ma solo che interviene direttamente a rifare, a stravolgere i referti dell'arbitro. Interviene direttamente solo quando si parla. Interviene espulso a storia, hanno fatto rifare i referti. Interviene direttamente quando. Interviene direttamente solo quando si tratta della Roma. Non si sa perché sto signore evidentemente al millimetro... lui ha avuto qualche problema con Roma e con i romani. Evidentemente bisognerebbe chiederglielo, sì, oppure noi abbiamo questa sensazione che ritiene che i romani sono un popolo DM e quindi evidentemente li tratta così. Noi chiaramente non abbiamo questo. Spiega come mai lui certi atteggiamenti e comportamenti con la Roma e con i romanisti ce l'ha e con altri lo stesso episodio non lo sanziona alla stessa maniera. Oh, se poi, ecco, per dovere di cronaca, noi abbiamo queste sensazioni, se fossero distorte e non reali, il signor Tosel può rispondere attraverso comunicati stampa o intervenendo direttamente da noi, perché avrebbe facoltà di poter parlare e dire: guardate, Massimo e Roberto si sono sbagliati perché io faccio questo e quest'altro, per cui non è che non interrompiamo il contraddittorio, siamo noi che abbiamo il Vangelo, assolutamente. Ma che lui per la prima volta nella storia del calcio abbia sconfessato un arbitro è una pura realtà questa, ed è successo solo con la Roma. Io ho sempre saputo che quando un arbitro sanziona un fallo
un'espulsione, vuol dire che ha visto, e quindi quella decisione dell'arbitro non si può più tornare indietro. Lui gli ha fatto, lui o chi per lui, gli hanno fatto cambiare versione, gli hanno detto: sì, ma sei sicuro che hai visto? No, non ti, allora hanno esaminato la mogliola. Quindi questo è successo solo che a Roma. Succede che un fumogeno da Roma costa 5.000 euro, un fumogeno all'Inter costa niente. Succede che la bomba carta dentro lo stadio Torino si rimanda dopo 6 mesi a vedere che cosa è successo, poi valuteremo. Sì, sì, Roma poi valuteremo, bravo, poi valuteremo solo... Sì, che cosa dobbiamo parlare? Noi parliamo di fatti, non parliamo di Toselle, di Antonio, di Francesco, di Giuseppe. Toselle è quello che gestisce ed evidentemente non è sereno nei confronti dei romanisti e di Roma. Ripeto, qua, noi abbiamo questa... Lo io, ma può essere una sensazione sbagliata, allora lui ci smentisca. Non pretendo tanto che smentisca a me personalmente, perché io sono un illustre sconosciuto, ma insomma, quantomeno, siccome quello che penso io lo pensano in tanti, va bene. Allora smentisca questa tesi, giusto? Hai detto bene, smentisca questa tesi. Torniamo al volo in conclusione sul derby. Deve vincere la Roma, appunto. La Roma deve vincere, o quantomeno deve mantenere la distanza invariata con l'Inter e con la Fiorentina. Questo è importante, perché il test però rispetto, è di vitale importanza. Rispetto alla partita con l'Inter ti sento con meno spine. Con la partita con l'Inter non t'avevo sentito così goliardico. Beh, con l'Inter io evidentemente, nonostante, ripeto, che il derby lo tema, perché è sempre un derby e sfugge ad ogni pronostico, insomma, l'Inter la temevo un po' di più, anche se ero fiducioso con l'Inter, perché io ritenevo la Roma e ritengo la Roma più forte dell'Inter. Sì, sì, però siccome è una squadra ostica, una squadra che non gli segni facilmente, se ti fa un gol rischi di perdere la partita, e ci siamo andati vicino. Con la Lazio mi sento più fiducioso per quello che ho visto fino adesso. Poi dopo magari domenica verremo smentiti dal campo, magari i giocatori della Roma si addormentano, la Lazio fa una super partita e noi torniamo a casa con le pive nel sacco. E io spererei che non sia proprio, insomma, che non andasse proprio così, insomma, Massimo. E questo è quello che ci auguriamo tutti i romanisti, no? Allora. Quindi è chiaro che per la Roma non sarà, per la Roma come per la Lazio non sarà proprio un derby, nel senso che la mancanza di pubblico sugli spalti toglie parecchio ad un derby, e quindi è come se fosse una partita quasi certo. Campo neutro. Allora, una comunicazione di servizio: noi ci siamo allungati volentieri, amichevolmente, con Massimo Benso, perché già il nostro direttore Stefano Tini aveva comunicato via privata che stasera non sarebbe andato in onda per degli altri impegni precedentemente assunti, altrimenti non ci saremmo così allungati. Di solito con Massimo Benso tiriamo le sue in sintesi e ci rimandiamo sempre a uno spazio migliore. Stavolta siamo riusciti a spaziare a 360 gradi. Salutiamo anche il direttore Stefano Tini, che ha concesso di uscire, di sforare anche da parte mia. Esatto, di sforare oltre l'orario canonico di Questa è la Roma, però ripeto, col tuo permesso adesso cambio: da Questa è la Roma diventa Roma Extra Roma, perché abbiamo toccato tanti fatti, tanti argomenti, e io spero di poter continuare a fare questa pallina da flipper impazzita che va a toccare tante situazioni, perché il calcio ci riguarda, la Roma ci riguarda ancora più da vicino, ma viviamo anche la vita di tutti i giorni, e non viviamo solo di calcio, viviamo anche dei problemi reali che questo governo ci sta mettendo contro e ci sta facendo pesare come un macigno, perché noi abbiamo già una vita disagiata, coloro che verranno dopo di noi, quindi i nostri figli, i nostri nipoti, ma che futuro garantisci loro? Stop qua, perché se no ricominciamo. Salutiamoci con un Forza Roma e una buona domenica a te, famiglia, e a tutti coloro che certo hanno la pazienza di ascoltarci. Massimo, grazie ancora di cuore, saluto tutta casa tua e tutte le famiglie con te collegate. Grazie a te Roberto, ciao. Ciao, buona Massimo, serata. Grazie, ciao ciao. Allora, ringraziamento così a Massimo Benso, finisce questa maratona. Non ho capito, ci sono altre persone, lo so, ma siamo fuori e sinceramente vediamo nei prossimi appuntamenti se è possibile parlare di Roma, del derby, di qualche cosa. Noi l'abbiamo vista da un punto di vista giallorossa, chiaramente poi ci sarà Norberto Nicolai, ci saranno Roberto Fusillo con Momento Lazio, che la vedranno dalla parte della Lazio. L'interessante è che sia
non dico una bella partita, una partita corretta. Peccato che lo stadio olimpico sarà deserto, perché 25.000 paganti non sono niente per un derby, però ci vogliamo godere questo derby, noi dalla parte giallorossa, e scusate se è poco. Grazie a tutti dell'ascolto, dal più giovane al più vecchio, naturalmente, tutti orecchio all'apparecchio, riascoltate anche i nostri file registrati. Grazie dal vice direttore di Stappa Radio Roberto De Angelis e dal direttore Stefano Tini. Ai prossimi appuntamenti, buon fine settimana.